Frassini, Cotronini, Polo, Pasqualini, Rinelli, Regnago, Massimia. Costantini, assente, Falco, assente, Montemezzi, assente, Renati Frenzi, assente, Moreschi, presente. Allora, 8 presenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi ha mandato un messaggio a Tizi dicendo che questa sera non può venire perché è influenzato come capigruppo. Anche gli altri mi sembra. Gli altri hanno mandato un messaggio ieri per impegni lavorativi. Stasera. E anche Tizi perché è influenzato, devo fare gli auguri a tutti comunque. Grazie. Buongiorno, dottor Valentino Verbale, signor Presidente. Osservazione. Sì. Prego, commenti. Chiedo a Drago se si è dimenticato di mettere a verbale quello che ho detto io nel punto riguardante l'assestamento di bilancio. Dove parlo io sostanzialmente, tu hai messo solo chiede maggiore trasparenza. Avevo detto anche invitavo il sindaco a fare un documento da mandare a casa a tutte le famiglie, se ti ricordi che avevo detto il sindaco che accettava questa cosa. Vedo che qua non c'è più chiede. Vediamo l'accordo. Allora, con l'integrazione, consigliere Moreschi, favorevoli. Unanimità. Approvazione e convenzione per lo svolgimento di funzioni associate tra i comuni di Nogara e il comune di Sorgà. Adesso parlerà poi l'assessore Melli, vi faccio un attimo solo una premessa, nel senso che questo è un atto dovuto per il comune di Sorgà, ma non dovuto in maniera automatica, nel senso che dietro poi questo accordo, che in questo momento è solo tecnico, perché dobbiamo i comuni sotto i comuni cittadini sono obbligati a questo tipo di ad associare una serie di funzioni con altri comuni, però l'accordo politico che sono stati degli incontri è che si vada entro l'anno prossimo con un funzionamento molto più pesante delle varie funzioni fino ad arrivare al 70% delle funzioni stesse e quindi poi a prefigurare un accordo anche operativo, una massa critica dei comuni in questa zona, cui affidiamo poi si possano aggiungere anche altri comuni che in questo momento non sono in grado di, pur avendo dato la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Ecco, prego, ci sono niente. Niente, allora in materia di federalismo fiscale, il cosiddetto principio di costi standard obbliga i comuni di dimensione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti all'esercizio associato di 6 funzioni tassativamente indicate. Logicamente stiamo parlando del comune di Sorgà, che ci chiede quindi di svolgere in forma associata, cioè di scegliere tra queste 6 funzioni. Entro la fine dell'anno si devono scegliere 2 funzioni fondamentali tra quelle indicate tassativamente dallo Stato. Si andranno quindi ad esercitare in forma associata le funzioni di istruzione pubblica e la funzione del settore sociale. Quindi la convenzione è un atto di indirizzo per queste 2 funzioni e dopo di volta in volta la Giunta andrà ad indicare in modo specifico sia il servizio e quindi i modi e soprattutto i costi per la sua realizzazione. Logicamente la funzione associata di queste funzioni andrà ad incidere in modo positivo sia sulla qualità che sul basso costo. Beh, logicamente andare a chiedere un costo quando cerchiamo 2 servizi al posto di 4, cioè se andiamo a contrattare per 4 servizi
invece di due, logicamente abbiamo più forza economica. Dopo Dio, cioè ogni servizio andrà valutato. Cioè noi facciamo assieme il punto 3, quindi? Facciamo il punto 3 e il punto 6. Quindi funzione del settore sociale e funzione di istruzione pubblica. Bene, correttamente. Intervento favorevole. Astenuti. Punto 3, progetto per organizzazione e gestione compatibile. L'ente vuole promuovere e diffondere il presente progetto del bacino dei comuni di propria competenza. Attraverso l'adozione di questo regolamento, ciascun organizzatore si impegna ad adottare e promuovere la gestione corretta, sostenibile ed ecocompatibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere, al fine di conseguire i seguenti obiettivi: ridurre la produzione del rifiuto, minimizzare l'impatto ambientale, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, rendere più economico lo smaltimento, fermare l'acquisto di stoviglie, usa e getta. Questo è un po' la cosa che noi, che si chiede al Consiglio di andare a provare, cosa che, come ripeto per la terza volta, le nostre associazioni, che sono ben ferre sull'argomento, già tenevano in considerazione e usavano. Punto
Una cosa volevo chiedere al segretario: nel regolamento, alla fine del regolamento, le disposizioni finali, nelle esclusioni, viene detto le esclusioni, rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che non aderiscono all'iniziativa. Molto probabilmente intendeva dire nel regolamento del consorzio tutte le feste o tutti i comuni che non aderivano a questo regolamento. Noi volevamo modificare un attimino con un piccolo emendamento e dicendo rimangono escluse dal presente regolamento solo le feste non organizzate dal comune o che necessitano di autorizzazione comunale. Che non necessitano di autorizzazione comunale. Certo, se abbiamo bisogno però è certo. Un permesso comunale, lo obblighiamo a fare altre cose qua. Interventi? Oresti, prego. Sommi. Ma insomma, questo regolamento personalmente lo ritengo non sarà niente che regolamento qua. Perché se mi permettete lo leggo io. Qua. Sì, questo qua è uno spot per polipropilene. Questo regolamento qua è praticamente fatto dal consorzio del sviluppo, è promosso dal consorzio del sviluppo del Basso Veronese con il contributo di Ecocisi e Sile. Ho letto molto bene, tanto è vero che l'ho quasi imparato a memoria. Se noi guardiamo nell'articolo 3, nelle disposizioni generali, alla voce dell'utilizzo delle stoviglie di diretto termico, c'è scritto la A, le stoviglie, quelle lavabili, ceramica dentro e compagni, B, le stoviglie in materiale plastico, ovvero il polipropilene. Qua c'è quasi mezza pagina dove si decanta il polipropilene in ogni sua forma. Invece ci sono solo due o tre righe, sia per quanto riguarda le stoviglie in mater B, ovvero derivate da fonti come mais, e appunto quelle in ceramica, vetro, metallo, cioè quelle che si lavano. Tu hai detto, in tutti i tre casi dovranno essere singoli o organizzatori ad attivarsi per reperire tutti i prodotti necessari. Scusa. Hai dimenticato la frase più importante, forse, Lucio. Nel caso delle stoviglie riciclabili in polipropilene, il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese, ente di bacino Verona 4, si farà carico di fornire l'elenco dei fornitori disponibili sul mercato. Cioè gli dice loro dove dato i piatti, io ho già. Gli dice, ti do i piatti qua, e ti dico mi dove te le torni. D'accordo, non sei un secondo, io poi mi fai dare niente. Cioè il fatto di fornire una sorta di elenco, quanto mai insomma singolare, poi una cosa che non hai letto ma leggo io, all'articolo 5 che dice azioni ecosostenibili facoltative, cioè qua c'è tutto un elenco di 5 cose che sono facoltative, ovvero se la festa che si fa, a patto che aderisca a questo regolamento, nel caso in cui adottasse questo regolamento, non è obbligato a fare le 5 azioni che adesso ti vado a leggere. Tengo a sottolineare il fatto che nell'articolo c'è scritto non obbligatorie a carattere cubitali e in grosse. C'è scritto la lettera A ti dice che non ti obbliga a fare la raccolta separata dell'olio da cucina. Sicché, così. Non stiamo parlando, cioè, scusa. Finisci. C'è scritto non obbligatorio, non ti obbliga a fare la raccolta separata dell'olio da cucina esausto, non ti obbliga a ridurre gli imballaggi, che sono il primo cibo per gli inceneritori. L'imballaggio è il primo combustibile che fa andare da due, che fa andare a Brescia, che fa andare tutta quella serie di macchine bestiali lì, no? Non ti dice che non ti rende obbligatorio che attivi il vuoto a rendere, non ti obbliga a fare la raccolta separata di avanzi, residui di cibi commestibili, eventualmente da destinare a canili o gattini, e non ti obbliga all'acquisto di prodotti
locali e la promozione di menù a chilometri zero. È singolare perché c'è il mercatino a chilometri zero qua in piazza, che a me piace, il mercato contadino è anche una bella cosa, però poi qua non ti obbliga a prendere nessun prodotto locale, quindi cosa vuol dire? Io non capisco sostanzialmente cosa si approva qua, non si approva niente, perché nell'esclusione finale, ovvero l'articolo 8, c'è scritto: rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che non aderiscono all'iniziativa. Te lo traduco. Cinque mie adottare che il regolamento qua, lei stesso, ferma un'altra roba. Voglio dire, qua non si obbliga a fare nulla, non si obbliga a fare nessuna azione verso l'ambiente. Questa è propaganda fatta dal consorzio del bacino, un ente personalmente molto discutibile. E detto questo, qua che stiamo dando da mangiare agli inceneritori, allora io chiedo a Marco, che ha sempre fatto delle battaglie anche con me, non votare se non qui Marco, ma questa qua come te lo spiegare in una riunione che sta fra Miti e Polo? Questo è il modus operandi perfetto per dare da mangiare agli inceneritori. Io sono d'accordo con il sindaco Mirandola quando mi dice che bisogna riportare Nogara a essere il paese guida e al centro della bassa. Sono d'accordo e io credo sul serio questa volta. Ci stanno venendo dietro tutti con il discorso di Uedu. Cerea lo sta facendo, adesso fra poco verrà anche il Gnago. Diamo un segnale forte, fermo per questo. Va bene. Non approviamo sta roba qui, fermo un regolamento serio dove si obbliga le feste a adottare un sistema dove se veramente se lo verso è rifiuto zero. Questo non è rifiuto zero, questo è uno spot al polipropilene. È il polipropilene, è plastica, la plastica è fatta col petrolio. È sempre la solita storia, è sempre quelle robe che vi dico da tempo ormai, forse sono anche tedioso, ma io ripeto ancora. Perché qua si fa spot al polipropilene. Cioè, adesso io incontro, perché guarda, io talmente tante, guarda, io ti fa mezza pagina, tu parla solo delle stoviglie del polipropilene. Stoviglie in materiale plastico riciclabile, si tratta di stoviglie in polipropilene che l'organizzatore dovrà raccogliere separatamente per avviare l'apposita filiera di riciclo. Hanno costi, perché loro gli ti fa proprio vedere che costa niente, perché il problema delle feste è sempre il costo, no? Hanno costi a quelli normali, delle normali stoviglie, usa eccetera, e loro richiedono particolari risorse da un punto di vista organizzativo. Se no la qualità separata chiaramente da voi propriamente. Dopo poi ti dice anche lui, dopo questi piatti qua, queste stoviglie qua, ti fanno delle pattumiere, ti fanno degli altri oggettistica, no? Sinceramente a me non interessa neanche me dare la pattumiera dopo. Qua il punto è, si deve andare verso la strategia rifiuti zero. I comuni virtuosi lo stanno già facendo, non è difficile, basta volerlo fare. Io vi invito veramente a non votare questa roba qua, perché qui lei la roba non serve a niente, neppure propaganda questa qua è. Qua voi dite che approvate un regolamento per l'ecofesta, che mi non mi posso, ho detto la petrofesta. Perché qua, qua che sono petrolio, perché la plastica l'ho fatta col proprio petrolio, guarda, lei tutto sbaccio, perché ho letto mille volte, perché mi fa incazzare qua, come la bestia. Bene, però, scusa, no, figlio, no, per favore, cercate. Sì, sì, no, basta. Puoi fare la replica e dopo quelle dichiarazioni. Altri consiglieri che vogliono parlare. Posso fare una considerazione? Solo una considerazione. Parlo, no, solo per la risposta a Mirko, in queste comuni aderenti. Abbiamo il comune di Casaleone, per esempio, che la festa del pesce di giugno la usa i lavabili, a Cerea, cenando insieme, usa i lavabili, Casaleone usa i lavabili nell'aido. Cioè, il regolamento non è completamente come hai detto tu, il regolamento prevede degli usi, delle manualità, che saranno gli organizzatori a scegliere, e questo è l'elenco. Quindi posso dirtene ancora. Cerea, come ti ho detto, Casaleone, una festa di radicolo, sempre lavabile. Casaleone, per esempio, è un paese che ha adottato questo tipo di sistema, come dici tu, che ha
che è rifiuto zero, ma per carità, ognuno sceglie quello che vuole. Il regolamento prevede una metodologia e poi l'organizzatore, cioè l'importante per noi è avere un impatto possibile di un impatto ambientale, d'accordo? Però con la possibilità di no, devi fare la dichiarazione di voto. Io voto chiaramente contro, perché questo regolamento qua non serve a niente. Lucio, non puoi dirmi queste cose qua, perché lo sai benissimo che fino adesso, ho capito, ma l'anno scorso già Simone Faico aveva dato via sta Ecofest, giusto? Una l'aveva fatto lui, no? No, la l'acqua già sana. No, ti sto chiedendo, è una domanda. L'anno scorso la festa del riso con le nose, Faico l'aveva fatto questa qua, giusto? Sì. Bene, quest'anno l'avete fatta anche voi, sono due anni che non scegliete i piatti lavati, sono due anni che scegliete il polipropilene, quindi questo regolamento qua vi dà ancora l'opportunità di andare avanti sempre a scegliere il polipropilene, non obbliga a fare niente. È così. Giusto o no, signor Rossi? Va bene, allora cosa vuol dire? Cioè, se vuol dire? Ma... Dire che siamo in regime di libertà. Certo, sì, sì. Naturalmente il mio voto favorevole a questo regolamento con l'emendamento proposto da Pasqualini e preciso che questa è una precisa scelta politica riferita alla possibilità che ci sia la lavastoviglie, che ci sia il polipropilene o che ci sia il biodegradabile. Quindi credo che questo è il fatto di dire che le associazioni anche diciamo delle varie frazioni, di tutte le associazioni che richiedono un'autorizzazione comunale devono tenersi questo, a questo regolamento. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, perché qua è scritto il suo economia, dai, faccia per favore. È un indirizzo, una certa politica che in principio, quindi è molto favorevole a questo regolamento inventato su quelle due righe proposte da scuola. Bene, altri consiglieri vogliono dire qualcosa? Favorevoli? Con integrazione? 8 favorevoli? Contrari? 1. Almeno contrari. Bene, punto 4, proposta di relazione presentata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle per l'adozione del regolamento comunale. Ecco. E mi sembra inutile a questo punto, però. Certo, però vedi, guarda caso, io questa l'ho protocollata il 23 novembre di questo. Nel mese scorso, scusa, di quest'anno, di novembre. Guarda caso, questa sera che prima il vostro e dopo il mio, comunque lei stesso. Quello che vi invito è di leggere il mio, ma non tanto per il mio, perché le sta un lavoro dei ragazzi del Movimento 5 Stelle, che questo va nella direzione giusta, sindaco. Io te lo dico veramente, io credo veramente quando tu dici che bisogna riportare una gara al centro della base. È vero, ci credo, sai. E questo è il sistema per farlo. No, capito? Ma però sindaco non puoi. Qua ci sono, se uno va a leggere con calma e vede, qua si danno, intanto c'è l'obbligo dell'utilizzo di stoviglie lavabili. C'è l'obbligo qua. Non è che uno può fare a meno, cioè no, qua c'è l'obbligo. Che nel caso non riesca a fare, a mettere in campo l'uso di stoviglie lavabili, non c'è inutile che deriti, no, non siete fuori da che credete che la roba qua, perché sono convinto che il vostro regolamento che lo adottava Villa Bartolomè e tanti altri, è uno standard qua, qui non copia e incolla, no? È molto semplice, cioè il mio genio, no? Non va in nessuna parte questo qua. Questo non è verso la direzione di Fitizero. A me dispiace che tu sorrida, perché qua nel mio regolamento si vede molto chiaramente che proprio. Ho letto Mirko, beh, ho piacere. Ho letto due volte. Beh. Allora, mi te dico che qua devo veramente verso il Fitizero. Perché qua io vi impongo di adottare i piatti lavabili. Nel caso in cui non si riesca ad adottare i piatti lavabili, nella peggiore delle ipotesi potete prendere il Mother B. Adesso il Mother B è una sigla, però voglio dire, io degradato. Mother B è una ditta, no?
Sì, le una ditta, le ho perfetto della Novocon, cioè. Io devo darmi tante ditte che l'ho fatto, mia sola, Madre Vita, Madre Vita che è quella più, diciamo, più famosa, e visto che l'hai fatta dalla Nova Mont, che è una ditta italiana, quindi sono segnata sotto le valli. E poi qua questo regolamento del Movimento 5 Stelle introduce un sistema fantastico, ed è un sistema dove tu dai il contributo in base a quanto bravo sei. Cioè, qua è una serie di punteggi, no? Che uno, che l'organizzatore della festa o la festa, prendono il contributo stanziato dal bilancio, dal comune, in base a tutte le azioni che mettono in campo. Qua nel regolamento proposto da noi c'è anche il fatto dell'obbligatorietà alla raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e lattine, che c'è anche nel vostro. Ma qua c'è anche l'obbligatorietà della raccolta di oli di frittura, rifiuti organici in genere, l'obbligatorietà obbligatoria, no, non obbligatoria come la tua, Lucio. È già disciplinato questo. Questo è già disciplinato dall'altro sistema, è già disciplinato l'obbligatorietà di raccogliere i rifiuti organici. Ma come? E è già disciplinato di per se stesso, cioè non è il regolamento che si approva per le feste. Che si approva per le coperte. Cioè, questo, questo. Non è che adottando il regolamento del consorzio che abbiamo possiamo buttare l'olio dappertutto. No, non è che adottando il tuo regolamento non è che adottando il tuo regolamento non inquiniamo niente, consumiamo l'acqua, ci sono dei detersivi biodegradabili, c'è la soda, ci sono gli alcali, tutte quelle cose che qua si devono sapere, le persone devono sapere che quando noi facciamo il vetro riutilizzabile usiamo dei prodotti per lavarlo, non è che sia completamente rifiuto zero, stiamo inquinando adesso meno. Guarda che esiste di però, esiste di detersivi biodegradabili al 100%. Comunque, ma poi mi scuso col consiglio del le cose bisogna che il cittadino sappiano le esclusioni mie, le cose del momento qua ci sono uguali, ma le esclusioni qua dicono rimangono escluse dal presente regolamento tutte le feste che si vogliono in abitazioni private. È chiaro che si può andare a casa, proprio, ma le vostre esclusioni è diverse dalle mie. No, ma siamo fuori. Non c'è nessuna azione obbligatoria, qua c'è l'obbligatorietà di prendere prodotti a chilometri zero, qua c'è l'obbligatorietà di prendere un prodotto ecosolidale. Nel vostro non esiste questa roba qua. Qua c'è almeno un prodotto ecosolidale, l'utilizzo di almeno 3 prodotti biologici. L'utilizzo di almeno 2 prodotti di origine in loco, chilometri zero, per ridurre l'impronta ecologica. Come lo fa? Questo è quanto. È inutile perché prima vi portate il vostro, benissimo, nessun problema. Vi qualificate. Io credo che togliere anche il senso del consigliere Moretti, se in alcuni casi credo sia del tutto condivisibile la preoccupazione di andare. Abbiamo parlato di giorni, sindaco, di questa roba qui. Sto parlando io, però. Sì. Grazie. Io credo sia condivisibile l'aspirazione di andare a delle feste ecocompatibili il più possibile. Io credo che il fatto già che se ne parli sia un passo in avanti su questo. Io invito veramente al di là poi dell'approvazione dei regolamenti che sono fatti, e d'altra parte noi dobbiamo tenere conto di muoversi anche in un contesto in cui ci sono molti comuni che vanno nella stessa direzione, che hanno gli stessi obiettivi, che sono un consorzio, e che fanno parte quindi di un passo ulteriore su queste questioni. Quindi da questo punto di vista io credo che l'approvazione del regolamento che è stato fatto prima sia un passo avanti. Credo che questo non precluda il fatto che il dibattito sulle feste che viene portato avanti dal consigliere Moreschi, ripeto, sia un contributo positivo da questo punto di vista. Quindi per quanto mi riguarda, pur dovendo andare dal punto di vista giuridico probabilmente a non approvare questo regolamento, io chiedo di tenerlo come raccomandazione da dare comunque alle feste e quindi poi poter fare anche un passo avanti da questo punto di vista. Nulla vieta
che il prossimo anno si possa fare un ulteriore passaggio. Io credo fermamente all'adozione delle stoviglie per dire, lo facciamo anche in altre situazioni, in altri comuni. D'altra parte, dover arrivare poi all'adozione obbligatoria delle stoviglie è un fatto che comporta anche per questioni organizzative di una certa complessità in cui non tutte le organizzazioni sono pronte. Quindi io ripeto, io lo accoglierei come raccomandazione, poi al di là del voto che esprimerà il Consiglio, su cui ragionare ulteriormente. Posso replicarvi? Me l'hai detto te che la festa della Rosetta l'hai organizzata anche te e Mesio, giusto? Mi hai detto che so per certo che c'erano le stupidi che eravamo, allora, sindaco, dai, cioè, voglio dire, non, sì, va bene, non trincerarti, non trincerarti la libertà di scegliere un piatto, non è libertà questo. Distinguo sempre due questioni che sono quello da fare. Un conto è di fare delle affermazioni di principio, no? E dopo vabbè, lasciare che la vaga perché chiede le regole sotto. L'altra cosa è il lavoro quotidiano per poterle fare passare. L'hai ricordato tu che in alcune manifestazioni cui collaboro ho contribuito ai lavabili. Ho contribuito perché ci credo, al di là che qualcuno mi dicesse è obbligatorio o non è obbligatorio. Oggi le condizioni dell'organizzazione delle feste di questo comune complessivamente sono queste. Ma sono non riusciamo a... sono queste, no. Sono queste. Io credo che nessuno impedisca di poter attuare situazioni più avanzate. Devo dire che io ricordo con terrore con Mappo Platti. Mapper B. Un risotto che mi hanno dato per Mapper B che mi ha procurato un funzione di terzo grado. Ma al di là di questo, perché si brucia, anche se qui che è il pubblico che riprende vive, l'ustione c'era, dice, non è un problema. Quindi chiudo da questo punto di vista, favorevoli al regolamento proposto che signor Moreschi. Contrari? No. Punto 5, ci sono notare che tutte le aree destinate a sede stradale. Consigliere. Ma sì, avete trovato il cartellino oltre, oltre lo zetto anche una planimetria dove è facilmente individuabile tale le aree, le mappe, le mappe che stiamo parlando. Dato per intendersi è la zona che riguarda il piazzale dell'ex River, dove attualmente sostano il Corriere e vicino al chiosco. Ecco, quella è la zona. È una zona che da sempre, perlomeno da alcuni anni, pur essendo una zona abbastanza vasta, è stata comunque anche usata in passato per una circolazione alternativa quando è stato fatto il nuovo cavalcavia di salimento ed era stata posta come piccola rotonda in usarsi in plastica e poi è stata lasciata tal quale anche ai giorni nostri. Oltre ad avere, diciamo così, delle caratteristiche non piacevoli dal lato visivo, perché non è un gran paese vedere questo piazzale immenso, con appunto due o tre corriere parcheggiate e qualche camion ogni tanto, avevamo parecchie proteste da parte dei residenti in quella zona. Cioè, mettiamo a posto, cerchiamo di rendere più piacevole anche quel piazzale. Ci siamo interessati e abbiamo visto che praticamente al contrario di quello che sta succedendo nelle organizzazioni attuali, 40 anni fa si procedeva alla costruzione di edifici e poi chi provvedeva appunto a questa costruzione faceva anche delle opere, ma non sempre venivano cedute al comune. Quindi anche in questo caso quest'area è rimasta di proprietà della ditta che aveva costruito questi condomini in quegli anni, ne parliamo di 40 anni fa, e parlando con i proprietari ho detto ma non è il caso di cedere a questo punto al comune così possiamo intervenire anche su questo piazzale domani e metterlo un po' più in modo diciamo così decente e decoroso per il nostro paese. Si sono resi favorevoli a questo discorso anche perché hanno detto sì, era un terreno che aveva mio padre, che è passato a mia madre, adesso è nostro, non vorrei che arrivasse ai nostri figli o addirittura ai nipoti, quindi fa parte di quelle sistemazioni che stiamo dando
diciamo così, anche in altri settori con questa amministrazione, e quindi è un primo passaggio per poter operare un domani su questo piazzale. Sono interventi? Nessuno? Favorevole? Unanimità? Unanimità? No. Ah, non contrari? Ah, no. 9 favorevoli, un astenuto? Sì. Bene, punto 6, comunicazione del sindaco, due comunicazioni rapidissime. Avete visto, avete davanti ai consiglieri una tazza Teleto, c'è stata la manifestazione questo fine settimana per cui abbiamo dato una collaborazione anche noi, credo sia stata decisa online, c'è stata la situazione, no, nel sbaglio, così. E siccome poi avevano alcuni gadget che non sono andati venduti, giustamente hanno detto, siccome l'amministrazione ha collaborato, abbiamo l'organizzazione di Teleto che ha fatto questo omaggio ai consiglieri comunali, a una tazzina con il logo dell'aiuto di Teleto. L'altra cosa che vedete per la confezione è un magnifico, secondo me lo dico così perché è proprio bello, un magnifico calendario che abbiamo contribuito anche noi a stampare insieme ad altri con immagini della pianura veronese, che è proprio bello, quindi ci sembrava anche opportuno in occasione delle feste farne omaggio ai consiglieri presenti. Non ho altro da dire. Gli auguri, vi ringrazio, vi prego di fare gli auguri a voi e alle vostre famiglie di Stento, sperando anche